Hey Clay. Hey Clay, ragazzi. Proprio così, come avrete intuito, quest'oggi vedremo assieme il tutorial per creare hipster. Dal libro Hey Clay, mostri e alieni, ovvero storie spaziali, leggiamo che hipster è una vera e propria icona di stile cosmico, sempre alla moda e mai con un capello fuori posto. E dopo aver dato un'occhiata veloce alle istruzioni, apriamo la Magic Box e scegliamo i colori. Il bianco, il nero, il blu o azzurro, il giallo ed il viola. Richiudiamo e ci possiamo considerare pronti a modellare. La prima parte del corpo che faremo è il corpo vero e proprio. Quindi arrotoliamo una sfera blu, come la vedete tra le mie mani, e la modelliamo in questo modo, in modo tale che risulti una specie di cono tondeggiante. Una volta finita questa operazione, con il dito indice andiamo a fare un buco come se fossimo un trapano. E siamo già alle gambe. Per fare le gambe ci servono due palline blu, più o meno di questa dimensione. E creiamo con le palline la classica goccia. Ci basterà arrotolare la sfera tra il pollice e l'indice. E poi con l'indice appiattiamo la parte tonda della sfera rimasta. Siamo pronti e andiamo ad incollarle. Bene, è giunto il momento degli occhi, o nel caso di hipster, dell'occhio. Ci serve una piccola pallina bianca, alla quale dovremo aggiungere un iride viola, che è molto caratteristico di hipster. Per farlo, una volta completata la sfera bianca, prenderemo una piccola pallina viola e la faremo diventare un tondo grazie ad un coperchio trasparente che ci permetterà di schiacciarla e di vedere le dimensioni che prende. Ottenute le dimensioni giuste, andremo a collocarla all'interno del bulbo oculare. E completiamo il nostro occhio con un microscopico pezzettino di pasta nera che dovremo arrotolare a pallina molto piccola, per andarla ad inserire al centro dell'iride. Il nostro occhio è pronto e lo montiamo su hipster. Una piccola aggiustatina con uno strumento per far tornare l'occhio tondo e siamo pronti per il fiocco. Per il fiocco di hipster ci servirà una pallina che dovremo arrotolare per ottenere due punte laterali che infine taglieremo con il coltello e otterremo due triangoli. Controlliamo bene che i due triangoli siano tra di loro uguali e li andiamo a piazzare sotto l'occhio di hipster. E completiamo il nostro papillon con una pallina che avremo manipolato per formare un quadratino da applicare tra un triangolo e l'altro. E la nostra hipster è già bellissima anche senza la sua splendida acconciatura, che però adesso ci appresteremo a manipolare. Dunque, servono 14 piccole palline del colore che vedi, però ti consiglio di manipolarne un po' alla volta per non fare asciugare la pasta durante questa operazione, che può essere anche molto lunga. Una volta create 12 palline, le trasformiamo tutte in piccoli coni e le pigiamo con il dito indice. Otterremo così la capigliatura di hipster. Una volta fatto, la collochiamo sul capoccione blu di hipster, facendo attenzione che rimanga sufficiente spazio di testa blu per poterci appoggiare il secondo strato di capelli, quello di color giallo, che adesso ci appresteremo a fare. Prima però sistemiamo questi capelli che sono rimasti un po' schiacciati sulla testa e devono stare verso l'esterno. E c'è poco da spiegare per questo secondo strato di capelli. Dovremo fare un'altra serie di palline, formarle a triangolo e schiacciarle con l'indice. Per lo strato superiore ne utilizzate soltanto 10. Le collochiamo sulla parte superiore del cranio della nostra hipster. Vedete, ne ho applicati 6 come primo strato e altri 3 o 4 come strato superiore. E la nostra hipster è pronta e bellissima. Grande! Hipster si sta facendo bella perché stasera uscirà con Terry.
Il nostro Terry adesso ha una bellissima compagna e questo video tutorial finisce qui. Ma se ti iscrivi al mio canale, prossimamente vedremo assieme una serie tutta nuova, ispirata a videogame e cartoni animati. Sono sicuro che non puoi proprio perdertela.